Pescara Pineto, le formazioni rispetto all'ultimo match con la Ternana, Del Favero, Trepali e Riccardi insieme con Galano a supporto di Setter nel Pineto, 4-2-3-1, Mercorelli, Trepali, Della Quercia, Pepe, Orlando e Nicolao in difesa, Camplone, Paoli, tandem di mediani, esterni Cercelluti e Verdesi sulla tre quarti, Palumbo alle spalle di Tomassini, allenatore Daniele Amaolo, Valdifiori per Riccardi, subito in evidenza il trequartista proveniente dalla Roma, classe 2001, la palla scende all'ultimo momento e sfiora comunque la traversa, poi un errore, un erroraccio di Scognamiglio, non ne approfitta Cercelluti, bravo in chiusura Mirko Drudi. Siamo naturalmente nei minuti iniziali di questa partita, al 12esimo, punizione di Nicolao, tutto solo Pepe, il capitano del Pineto si coordina, la palla termina di poco al lato, bravo Pepe, dunque apprezzamenti anche da parte dei compagni di squadra, poi ci prova ancora Nicolao, classe 94, scuola Napoli, trascorsi anche nel Lanciano, una sola presenza in B nel 2013-2014, e poi Verdesi che salta, ventola il suo destro centrale, su problema per Del Favoro, dunque Pineto sicuramente intraprendente, poi Omeunga che vede l'inserimento di Setter alla sponda, ci prova una prima volta Riccardi e poi la seconda non sbaglia il suo sinistro ravvicinato che trafigge il portiere del Pineto Mercorelli. Siamo al minuto 27 del corso del primo tempo, dunque il primo gol con la maglia del Pescara di Alessio Riccardi, proveniente dalla Roma, prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club giallorosso. Arriviamo con le immagini al 28esimo perché il Pineto non ci sta, meriterebbe almeno il pareggio, c'è questo traversone, lo stiamo per vedere, di Tomassini, l'inserimento centrale del centrocampista Paoli, il palo clamoroso con Del Favero immobile. Vediamo ancora questa azione del Pineto, l'inserimento di Paoli, la difesa rimane un po' a guardare, colpo di testa sfortunato, l'esperto centrocampista del Pineto. Poi Omeunga il suo destro con la palla che sorvola la traversa della porta difesa da Mercorelli e ci prova alla fine anche Palumbo, ex Francavilla e Vastese, volo plastico di Del Favero che sventa la minaccia. Questa è la seconda sfida, Pescara contro Vastese nel Pescara, Radaelli, Trepali, Busellato a centrocampo, si rivede Di Grazia che non gioca dal 29 dicembre del 2019, 0-0 con il Chievo all'Adriatico Giovanni Cornacchia, è proprio Di Grazia che si mette in evidenza subito al settimo minuto con questo destro che sfiora la traversa, poi Galano, palla in mezzo, duplice deviazione e acrobazia di raro pregio, davvero un gol da urlo di Mirko Drudi, si complimentano i compagni di squadra, davvero un gran bel gol, un gesto tecnico davvero molto ma molto bello quello che abbiamo ammirato di Mirko Drudi. Pescara in vantaggio sulla Vastese al minuto 21 nel corso della seconda sfida, poi vediamo, c'è questo tentativo di Maestro entrato in corso d'opera, destro sinistro con la palla che termina di un soffio al lato, in evidenza il terzino Longobardi, Gianluca Longobardi, il più giovane, classe 2003, c'è il salvataggio di un difensore della Vastese, poi ancora Longobardi, il suo traversone perfetto, il colpo di testa di Borrelli che avrebbe potuto fare senza dubbio meglio, la palla sfila di un soffio al lato.